Quali sono i comportamenti per capire se lui fa sul serio o comunque se vuole, tra virgolette, fare qualcosa di serio con te o installare una relazione seria con te? Allora, questo lo possiamo capire insieme, cioè nel senso, possiamo visualizzare, diciamo, possiamo analizzare i comportamenti di una persona, quindi una persona che cerca di fare sul serio con te. Allora, la prima domanda che ti fai è: quali sono questi comportamenti? Quindi dov'è che devo andare a parare, dove non devo andare a parare, cosa vuol dire, cosa non vuol dire. Partiamo dal presupposto che ci sono miriadi di comportamenti che ti possono far capire se fa sul serio. Però ci vogliamo focalizzare su quelli più fondamentali, a mio avviso, e anche comunque degli esperti in generale. Allora, il primo comportamento è quello, diciamo, marginale, ma che pur sempre risulta come qualcosa di interessante, che è presentarti agli amici. Allora, lui ti presenta agli amici, quindi ti fa vedere, ti, tra virgolette, conferma, quindi conferma la tua presenza all'interno della sua vita. E questa cosa a noi ci serve, perché comunque ci fa capire che è una persona che vuole fare sul serio. E questo vale anche per le donne. Poi una cosa importante è che appunto subito dopo gli amici viene la famiglia, quindi capisci che lo step successivo è quando ti presenta, o per gradi, vuoi che sia prima la famiglia o prima gli amici, ovviamente ognuno di questi due ha un certo tipo di impatto a seconda del valore che dà la famiglia o gli amici, però presentarti alla famiglia può farti capire che già questa persona ha delle intenzioni salde, ok? Non ha delle intenzioni di cazzeggio, perché una persona che tu frequenti così, tanto per, non è una persona alla quale poi presenti la tua famiglia, ok? Quindi mi sembra abbastanza ovvio e palese come cosa. Poi c'è un'altra cosa fondamentale. Di solito un uomo del genere, quindi un uomo che vuole fare le cose super serie, tende a femminilizzarsi, quindi tende ad adottare dei comportamenti un po' più femminei e tra l'altro tende addirittura a rendere pubblica la tua relazione addirittura sui social con foto e o cose comunque che mostrano, ok? Quindi lo mostrano in pubblico. Quindi DAS, display of attention, display of affection, che significa? IDA, display of affection, che vengono fatti anche in pubblico. Quindi queste sono delle cose, dei comportamenti che se tu analizzi, quindi sui quali se tu ti focalizzi, quindi pensi, e ci pensi, quindi li guardi, li osservi in modo oggettivo, capisci, che quella persona sta facendo, comunque sta progettando qualcosa di tendenzialmente solido. Allo stesso tempo, l'utilizzo, diciamo, del plurale quando fa cose, cioè nota che tutto quello che stiamo dicendo è una sorta di escalation costante che si sviluppa durante, tra virgolette, la relazione. Questo tra i primi ai 6 mesi. Diciamo che dopo i 6 mesi hai già più o meno una conferma su quanto possa essere potenzialmente seria la relazione o meno. Perché, tra virgolette, entro i 6 mesi si dovrebbe sviluppare, tra virgolette, quella che viene chiamata appunto sensazione amorosa, o comunque il sentimento d'amore. E quindi utilizza il noi, no? Ti vede un po' come futuro e quindi ti include all'interno dei suoi piani futuri. Ecco, questo è una parte fondamentale, una parte importante che ti spinge appunto a indirizzarti insieme a lui. Chiaro che queste cose poi le devi volere anche tu, però questo, diciamo, è un altro comportamento importante che ti fa capire se quella persona sta facendo sul serio o comunque ha un'intenzione di fare sul serio con te. Un'altra cosa importante è, diciamo, la convivenza potenziale, cioè un uomo che non vuole una relazione seria con te si comporta da uomo che non vuole una relazione seria con te. Gioco di parole a parte, che significa? Resti a dormire qua da me? Resti qui? Ok, il giorno dopo te ne vai, perché magari sei stata con lui. Invece un altro uomo che intende perpetrare una relazione seria ti potrebbe addirittura invitare, far restare a dormire, far restare per tutta la giornata e anche dopo, quindi a oltranza. Quindi nota come questo comportamento
è un comportamento che spinge la persona verso di sé, cioè lui, tra virgolette, ti tira, più che spinge, ti tira verso di sé in diversi modi. Cioè, capire se una persona fa sul serio si può fare attraverso l'analisi del comportamento, se è un push o un pull, cioè il comportamento è un tira o è uno spingi all'esterno. Cioè, questo è un modo per capire se la persona fa sul serio. Ti tira all'interno della sua vita, ti assorbe all'interno della sua vita, all'interno del suo mondo, o ti spinge fuori, specialmente entro i primi 6 mesi. Che cosa sta facendo questa persona? Sta seguendo quindi un'escalation comportamentale, non che questa sia preimpostata, come dico all'interno anche del mio libro, ma questa è semplicemente una relazione o comunque una condizione che viene spontaneo fare. Cioè, quando tu stai bene con una donna, vai lì che poi le chiedi un po' di più, cioè pretendi o comunque la invogli a fare quel po' di più che poi evidenzia appunto il fatto che voi state insieme, quindi vi evidenzia, vi sottolinea come coppia, ok? Quindi vi riporta all'esterno, quindi al mondo esterno come coppia, di fatto coppia stabile. E poi una cosa importante, tra l'altro, è quando ritrovi all'interno della coppia con un altro uomo un supporto definito, cioè un supporto del tipo: ok, io sto qui, ti ascolto, ti supporto, ti aiuto nelle tue battaglie e ti rimango a fianco, perché la differenza con una persona che non fa sul serio è proprio quella di riscoprire qualcuno che ti vede soltanto come una persona utilizzabile e finalizzata al rapporto sessuale. Invece una persona che ti vede sul serio ti vede sì finalizzata a quella, quindi può anche usare per quello chiaramente, però torna dopo e chiaramente ti supporta, quindi ti dà quella botta emotiva, quindi quella botta psicologica di cui hai bisogno, che ti lascia e ti aiuta, ti lascia, che ti dà questo input nell'andare avanti, che ti spinge nel fare un po' di più nella vita. Quindi senti questa sorta di positività che poi inizia a pervadere e a rimanere all'interno, diciamo, della tua vita, perché sai, è una persona seria a fianco. Cioè, questo lo senti anche a livello di gut instinct, cioè nel senso a livello proprio di istinto interno, ok? Proprio nel tuo intestino, come si può dire, no? Gut instinct, istinto intestinale, tra virgolette, no? L'istinto fondamentale. Tu lo senti e sai che questa persona ti sta dando qualcosa che appunto può ipotizzare un rapporto a lungo termine. E astrarre è fondamentale, quindi un comportamento che tu invece devi adattare è quello di astrarre. Astrarre dal sentimentale, astrai per un attimo, per qualche minuto, per qualche momento dal sentimentale e vedi il suo comportamento dall'esterno. E così appunto puoi capire se lui fa successo.